Buongiorno, riprendiamo il discorso da dove l'avevamo lasciato durante l'ultimo nostro incontro. Ci occupiamo adesso di un altro aspetto della fotografia sperimentale ed è quello relativo all'astratto, che come vedremo è un elemento determinante ed è assolutamente uno dei momenti in cui l'arte contemporanea e la fotografia contemporanea si sono incontrati in maniera decisiva. Iniziamo con le nostre schede, come il nostro solito. Uno degli aspetti che incarna molto bene l'idea sperimentale è anche quello dell'astrazione. Con l'astratto, lo sperimentale si pone come valore assoluto e si fa carico del carattere elitario di un'arte che è sia speculativa che contemplativa. Il tema dell'astrazione è stato inconsciamente affrontato fin dalle origini della fotografia. E sì, è vero, in effetti è stato uno dei momenti di maggiore interesse nell'ambito della fotografia fin dall'inizio. Esperimenti di vario tipo sono stati condotti dai fotografi di tutti i paesi, anche qui in Repubblica Ceca, dove mi trovo io adesso, no? Ci sono stati degli autori come Rösler che hanno affrontato questo aspetto della fotografia. Abbiamo visto in lavori di Philippe Gronon, autore che abbiamo già incontrato nel percorso della fotografia sperimentale, ma che lo guardiamo adesso da un'ottica, diciamo, legata all'aspetto astratto. Abbiamo visto le lavagne, gli accessori da scrivania, gli ascensori, oggetti comuni da lui fotografati e trasformati in forme estetiche. Appaiono ai nostri occhi come analogie di dipinti o disegni astratti. Il protocollo dell'artista, ossia il suo modus operandi, consiste nel fotografare con i mezzi della fotocamera degli oggetti, o più esattamente dei dispositivi, che in grossa misura contengono in quel momento. Nel momento in cui lui li prende in considerazione una dimensione allegorica. Ossia, perché questo lavoro di Gronon è così importante? È importante perché è anche un punto di incontro con l'arte contemporanea. È importante perché prende in esame l'aspetto della rappresentazione. Utilizzando questo protocollo, l'artista, con queste sue immagini, adesso vorrei farvi vedere, beh, comunque, in pratica cosa fa? Mettendo l'oggetto così com'è, preso dalla realtà, cercando di eliminare qualunque intervento soggettivo dell'artista, sia qualunque modifica legata al fatto che venga ripreso da una fotocamera, quindi anche, non so, distorsioni dovute non so, all'uso di determinati obiettivi, oppure la dimensione. Spesso le dimensioni sono quelle reali, no, dell'oggetto, quindi non c'è neanche questa. Lui ci dice: io più di così non posso fare. Io non posso togliere più niente. Quello che state vedendo è quell'oggetto. Ma quello che ci sorprende è che nonostante questo, quell'oggetto non è più l'oggetto che noi vedremmo nella realtà. È l'immagine di quell'oggetto, ossia la rappresentazione si ottiene anche senza la trasfigurazione, senza la modifica, senza cercare di ottenere nessun effetto speciale, chiamiamolo così. E questo è importantissimo, perché questo dà all'immagine fotografica quella forza, quella
quell'importanza che la svincola dal fatto di doversi riferire a un qualcosa di reale e non mentale come quella di un pittore, no? Facendo un esempio del genere. Entrambi gli autori, sia il fotografo, chiamiamolo così, e il pittore, metabolizzano, interiorizzano il mondo, lo emotivizzano in qualche modo, ma poi ce ne restituiscono attraverso i loro elementi, i loro strumenti, un qualcosa che inevitabilmente è trasfigurato, rappresentato. E questo Gronon ce lo vuole far capire in maniera semplice e chiara attraverso le sue immagini. Spesso le sue immagini sono in bianco e nero, con il massimo sforzo per non produrre alcun effetto di soggettività, realizzando le immagini finali addirittura sulla scala degli oggetti fotografati, come dicevamo, senza che questi ultimi abbiano subito il minimo intervento, una proposizione di una sorta di calco fotografico, che però il calco fotografico non è, o perlomeno è un calco fotografico ma non è un calco del reale. In pratica è il tentativo di arrivare alla rappresentazione senza trasfigurazione, ma attraverso la rivelazione dell'oggetto stesso, nella sua più evidente epifania. Quello che noi vediamo attraverso gli occhi, la realtà, non è quello che noi dobbiamo mostrare attraverso l'immagine fotografica. Non è interessante cercare di riprodurre un qualcosa per dire: ecco, questo è quello che ho visto e voglio fartelo vedere attraverso l'immagine fotografica. Gronon ci ha dimostrato che questo non accadrà mai. Quello che noi andremo a riproporre sarà sempre un qualcosa che rappresenterà quello che abbiamo visto. Per quanto noi ci sforziamo di essere neutrali, neutri nella sua ripresa, chiamiamola così. Scusate. Buon caffè. Ok, andiamo avanti. È qui che forse la rappresentazione artistica più classica incontra la rappresentazione fotografica, in una sorta di incontro fra opposti. Ecco, in pratica spiega quello che stavo appena dicendo. Vediamo appunto le immagini di Gronon, non so se le ho già fatte vedere precedentemente, anche le riguardiamo giusto per chiarirci quello che abbiamo detto fino adesso. Tolti dal loro contesto, questi oggetti portano in sé le stigmate del loro valore d'uso, ma privati di qualsiasi utilità dall'immagine, si mettono a esistere nella rivelazione della loro potenza formale. E qui accade il miracolo, praticamente. Noi quasi, di fronte all'oggetto, mettiamo in dubbio l'oggetto stesso. Questo è l'effetto finale che ci propone Gronon. Ci mette davanti l'oggetto e noi fatichiamo a vedere questo oggetto, a riconoscere questo oggetto. Vi dico, interessarsi a questo tipo di studio, ogni tanto mi piace ricordarlo, ci aiuta a progredire nel nostro percorso, nella nostra strada per il nostro lavoro. Questi approcci li possiamo riprendere, li possiamo rimanipolare, possiamo riproporli col nostro punto di vista, possiamo metterli in discussione come confermarli, possiamo farne qualunque cosa. Non conoscerli ci pone invece in una posizione di inferiorità, in quanto non abbiamo materiale su cui lavorare. Certo, possiamo fare del nostro, no, in ogni caso, ma
Lavorare senza storia è più arido. Lavorare con una storia, su una storia, farla evolvere. Una storia che si è sedimentata, che poi noi andiamo di nuovo a rimettere in discussione, è un lavoro che sicuramente ci porterà a trovare nuove ispirazioni, nuove strade da percorrere. Quindi tutto quello che facciamo, tutto quello che vediamo, interessante o meno, sicuramente ci aiuterà ad andare avanti nel nostro percorso. Chiudo la parentesi. A volte bisogna. Le analogie con l'astratto si manifestano nella volontà di esplorare un genere in un'epoca in cui è perfettamente integrato nella storia dell'arte, cercando di riprendere le fila in una sorta di riconversione dei lavori, degli esperimenti effettuati dalle figure storiche dell'astrattismo che ne hanno iniziato la sperimentazione. Abbiamo alcuni autori che adesso vediamo, come Ellsworth Kelly, Joseph Albers e altri, che sono delle figure storiche dell'astrattismo, che hanno usato la fotografia come un laboratorio, perché spesso la fotografia è stata usata come elemento nell'ambito di un lavoro più complesso, capace di riformulare da zero la questione del visuale. Questo è stato uno degli elementi, questo fatto proprio di riportare una nuova aria, una nuova ventata di fantasia, di possibilità tecniche, eccetera, è stato uno degli elementi, come diciamo forse all'inizio dei nostri incontri, che ha fatto sì che l'arte contemporanea si interessasse molto alla fotografia e cercasse di avvicinarla a sé in maniera determinante. Ellsworth Kelly, esponente della pittura minimalista, dell'Art Age Paint. Le sue fotografie sono caratterizzate da ingegnose forme geometriche che poi riutilizzerà anche nei suoi dipinti. Giusto per ricordarsi, l'Art Age Paint è una pittura classica, astratta, praticata nel corso degli anni 50 e 60. I contorni taglienti, le forme sono finite, piatte, caratterizzate da un bordo duro e pulito, che non intendono evocare nello spettatore alcun ricordo delle forme specifiche che potrebbe aver incontrato in qualche altra connessione. Forme autonome, sufficienti a se stesse come forme, quindi una rielaborazione della realtà. Qua vediamo alcune immagini di Ellsworth Kelly. Come vedete, quello che abbiamo detto sembra essere abbastanza evidente. Quindi quello che vediamo tutti i giorni, ciò che incontriamo, riproposto, ritagliato, l'immagine fotografica attraverso le sue capacità, le sue possibilità tecniche, io dico parola tecniche sempre con le virgolette perché si tratta di tecnica, no? Tecnica, tecnologia, no? Però la tecnologia di per sé, senza l'ausilio dell'occhio, della fantasia, della cultura, della conoscenza, eccetera, non ci porterebbe a niente. Però, diciamo, questo è un mondo che noi nella realtà non vedremo, anche se queste sono forme che se noi andiamo a analizzare, bene o male, riusciamo a riconoscere qualcosa, però è un mondo che non vedremo se non attraverso un'immagine fotografica. Eppure è il mondo. Eccone qua, dell'altre. Andiamo su Joseph Albers. Lavora cercando di mettere in evidenza il principio di instabilità delle forme. Quindi i suoi soggetti, i suoi referenti, no? In questo caso, partecipano attraverso le sue loro caratteristiche di instabilità. Qua vediamo l'acqua, l'elemento di instabilità per eccellenza. Poi ecco qua altri elementi che in realtà
hanno una loro valenza nell'immagine, vedete, contribuiscono. Ok, andiamo su Eileen Quillan. È un'artista, still life photographer, che esplora i confini materiali del processo fotografico e le sue implicazioni personali e concettuali con un approccio di tipo modernista. Vediamo un po'. Eileen Quillan, con la serie Smoke and Mirrors, propone delle variazioni, ma anche a volte dei giochi di ripetizione, dove l'immagine è ottenuta a partire da materie e colori riflessi nello spazio dell'immagine stessa, utilizzando frammenti di specchio disposti secondo diverse inclinazioni. Questo è interessante perché convo è una sorta di sistema per convogliare ciò che è al di fuori dell'immagine fotografica all'interno dell'immagine fotografica, utilizzando lo specchio in questo modo. Non è l'unica che ha utilizzato lo specchio anche in questo modo, ma lei riesce a ottenere degli effetti abbastanza interessanti, direi. Vediamo un po'. Quindi, naturalmente non le interessa molto il fatto che noi capiamo assolutamente ciò che stiamo guardando, tutto sommato, ossia come lei costruisce le sue immagini. Il dispositivo non nasconde la sua strategia e con semplicità mostra l'infinita varietà di piani che si fissano nell'immagine. Anche il lavoro della già citata Lise Deschenais rientra nell'astrattismo più radicale, di carattere decisamente minimalista. Abbiamo già incontrato la Deschenais. Qua vediamo questo lavoro, no? In cui lei, una brava sperimentale, analizza l'effetto Moiré, ma come lo analizza? Naturalmente lo analizza a livello analogico, ossia ricrea l'effetto Moiré utilizzando lo strumento analogico. Noi sappiamo che l'effetto Moiré è una caratteristica del digitale e non dell'analogico, che non la conosce, insomma, come, non lo conosce come effetto. Quindi da sperimentale ha realizzato questo esperimento. Quest'opera di Lise Deschenais, incentrata sulla fisicità della fotografia, nella serie Moiré imita l'effetto Moiré degli schermi digitali attraverso la fotografia analogica. Incontriamo un'italiana, la Silvana Reggiardo, che esplora attraverso immagini astratte i motivi dell'architettura modernista. Questo è un approccio abbastanza sfruttato, no? Anche da altri autori. Vediamo qui la Silvana Reggiardo. Parliamo ora dell'americano James Welling. Anche se è stato inizialmente accostato al postmodernismo, per alcune sue tematiche, dalla fine degli anni 70, egli si è occupato dell'essenza stessa della fotografia e delle sue componenti elementari, quindi prettamente sperimentale. Egli ne smonta letteralmente le componenti tecniche, gli elementi costituenti, analizzando separatamente l'ottica e l'inquadratura, la luce e la fotosensibilità, la manipolazione dei supporti e la loro natura psicochimica. Uno degli esempi di questo suo lavoro ai limiti dell'archeologia sono le gelatin photograph. Ecco qua, adesso vi mostro. Questo è un lavoro assolutamente di ispirazione sperimentale. Quello che vediamo sono delle composizioni astratte realizzate attraverso l'ausilio della gelatina, frammenti di gelatina fotografica in pratica. Quindi il fatto della scompaginazione degli elementi che costituiscono la fotografia, no? L'aspetto tecnico fotografico è riutilizzati poi per ottenere qualcosa che va al di là dell'oggetto stesso, ma quindi in questo caso una composizione astratta, quindi con un valore superiore. Ecco qua la
composizione che vediamo, no? Dell'installazione con le varie immagini. Quindi ottenere attraverso un elemento che compone il processo fotografico si arriva a ottenere un qualcosa che ha un valore estetico, ok? Oltre che contenutistico. Ecco qua il lavoro degli sperimentali. In parole semplici, con queste immagini astratte minimaliste, si di frammenti di gelatina su fondo bianco trasforma la fotografia nel suo unico oggetto di studio e riferimento. Siamo in piena archeologia fotografica. James Welling ha costantemente spinto i limiti del documentario e della fotografia astratta. Glass House presenta una serie di fotografie dell'iconica residenza modernista di Philip Johnson, scattate nel corso di 3 anni tra il 2006 e il 2009. Prese con una fotocamera digitale, Welling ha usato filtri colorati accanto a lastre di vetro imperfette, appannate e colorate per produrre interpretazioni lucide della struttura del 1949 di Johnson. Vediamo con immagini. Di per sé anche il referente metteva in discussione il discorso proprio dell'abitazione, se vogliamo, perché noi sappiamo, quando pensiamo a casa, pensiamo all'aspetto privato, no? Quindi il muro, la chiusura, no? Il momento della nostra vita intima, no? Di quando, chiusa la porta, ci ritroviamo nel nostro spazio. E in questo caso, questa casa che ha utilizzato James Welling è assolutamente in contrasto con questa nostra idea di privacy, di privato, no? Di luogo dove possiamo sentirci al sicuro, no? Questo è. Ecco qua, continuiamo. Ecco qua, l'interpretazione di James Welling. Welling conduce le sue sperimentazioni estetiche anche quando è direttore del dipartimento di fotografia del LUCLA di Los Angeles. Il tema dell'astrazione è stato affrontato inconsciamente fin dall'inizio della storia della fotografia. E gli autori contemporanei spesso ne riprendono i motivi reinterpretandoli, un po' come dicevamo prima, no? Bisogna un po' conoscere la storia per poter andare avanti. Le fotografie astratte di James Welling sono molto somiglianti a quelle origini e sono citate direttamente come in Diary and Landscape come vedute astratte di paesaggio contemporaneo e sono accostate ai diari di viaggio dei fotografi del 1840. Ricordate, in quello fu un periodo in cui si intraprendevano dei viaggi epici e i fotografi, con la loro pesante attrezzatura, cercavano di riportare quello che vedevano. E James Welling, come vedete qua ci sono delle immagini, dei diari di quei fotografi, e abbinati a dei paesaggi astratti di James Welling. Niente. Poi c'è la serie astratta Flowers Degradé, che si rifanno al principio del fotogramma e agli esperimenti elementari. La serie Light Source fa riferimento alla tecnologia digitale. Vedete, queste sono tutte cose fatte che però vengono reinterpretate in chiave sperimentale, quindi diciamo di archeologia della fotografia, ma anche per esempio in questo caso, essendo questo un lavoro sul positivo, la famosa scompaginazione, no? del processo fotografico, in cui viene utilizzato uno degli elementi che lo compongono. I fotogrammi, in questo caso che abbiamo visto, no? Ne sono stati fatti tantissimi, no? Nel corso della storia, tante interpretazioni di questo tipo di approccio. I fotogrammi astratti della serie Degradé del 1986 sono realizzati esponendo carte fotografiche a colori a diversi livelli di intensità
luminosa, vediamo, questo anche molto interessante, si ottengono dei colori, vedete, dei gradè. Anche qua siamo sempre nell'ambito sperimentale, vedete. Qua invece in light source mettere lo spettatore nella posizione di un osservatore incantato, contemplativo o attivo, come abbiamo visto, rientra nei modi operativi dello sperimentale. Abbiamo visto anche con Jeff Guess, no? Vi ricordate l'aspetto cinematico delle sue installazioni, dove l'approccio anche dello spettatore era fondamentale. Ma c'è anche spesso la volontà di rinunciare a qualsiasi effetto per rivelare, nel vero significato del termine, il carattere affascinante della visione. Forse questo lo possiamo intravedere anche in Gronon, no? Un simile approccio lo possiamo rivelare negli Stillwater di Ronnie Horne, che abbiamo citato precedentemente, dove la semplicità dei sistemi di ripresa sono un perfetto alleato per aggiungere un'esperienza visiva di tipo sperimentale. Quindi stiamo analizzando autori già visti con le loro opere da un punto di vista diverso, eh? Ok? Non è una ripetizione. In ogni nostro incontro analizziamo abbiamo analizzato la fotografia sperimentale in base a un'angolazione particolare. Qua vediamo un'immagine di Stillwater di Ronnie Horne, che appunto avevamo visto l'altra volta. Questa sobrietà di approccio può essere portata a un tale punto da annullare quasi la relazione tra immagine e spettatore, tanto da avere la sensazione di avere più a che fare con una presenza che con un'immagine. Lo stesso vale, potremmo benissimo parlare di Gronon in questo caso, ok? Carol Fekete intende arrivare, almeno parzialmente, a produrre un effetto del genere, fotografando nella maniera più essenziale possibile degli oggetti familiari, oggetti di culto, le cui immagini si esprimono in modo neutro, speculando sull'essenza della visione, quindi sulla falsa riga di Gronon. Come vedete, nessuno ci avrebbe mai pensato, realizzare questa immagine, immagino. Ok. Il lavoro più rigoroso in tal senso è stato fatto proprio da Philippe Gronon, come appunto dicevo, un lavoro che contiene una riflessione estetica approfondita sulla relazione paradossale tra riproduzione e magia dell'immagine realizzata. Una fotografia sperimentale che cerca nella perfezione dell'identico fotografico la potenza metaforica della presenza delle cose. Ok? Ecco qua ancora qualche immagine di Gronon. Come vedete, mi piace Gronon. Cosa devo fare? No. Il retro dei quadri. Questo è il retro di un quadro, sente le cornici quando le giriamo, anche loro fanno la loro parte a quanto pare. Il modus operandi dell'artista consiste nel fotografare con mezzi della fotocamera, cioè con una stabilità perfetta, degli oggetti, o meglio dei dispositivi che contengono appunto una dimensione allegorica, come dicevamo prima. Qua vediamo ancora. Cercando di ridurre al minimo ogni effetto di soggettività, otteniamo questo effetto. Qua faccio vedere altre immagini. È proprio nell'osservazione, la contemplazione, quindi è speculativa e contemplativa, no? Come dicevamo prima. L'analisi realizzata dagli autori è la contemplazione dello spettatore. Eppure, dopo tutto questo, quegli oggetti non assomigliano assolutamente all'idea che se ne ha. Questo è il sunto, diciamo, del loro lavoro, del lavoro anche di Gronon. Noi vediamo questi oggetti, tecnicamente sappiamo cosa stiamo guardando, ma fino a un certo punto, perché la nostra mente a un certo punto comincia a
muoversi tra immagine e referente e perde un po' l'orientamento, non sa più cosa sta guardando. Diventa una piacevole scoperta guardare un qualcosa forse per la prima volta, forse in modo diverso. E questo potremmo anche applicarlo un po' a tutta la nostra vita, no? Alle cose che ci circondano. Potrebbe essere molto di ispirazione. Tolti dal loro contesto, privati di qualsiasi utilità, dall'immagine, si mettono a resistere nella rivelazione della loro potenza formale. Esprimere l'essenza stessa della fotografia, come abbiamo visto, è una preoccupazione che si riflette in vario modo nei lavori della maggior parte dei fotografi sperimentali. Vediamo un altro approccio. Barbara e Michael Lesgen riflettono questo approccio attraverso i loro Sonnenschriften, scusate, il mio tedesco è un po' primitivo, nei quali affrontano il tema della scrittura con la luce. Oddio, abbiamo detto niente, cos'è? Fotografia, scrittura, disegno con la luce, ok? Quindi più che di questo sperimentale, non so, andiamo proprio a scandagliare la parte più interna, no? Il nocciolo duro, il nocciolo infuocato. Utilizzando pose prolungate, punti di vista diversi, la corsa del sole delinea le forme dell'alfabeto o motivi geometrici. Voilà. Ci sta. Che ne dite, ragazzi? E ragazze? Cosa ne dite? Molto interessante, direi. Non si tratta né di paesaggio né di semplici luminescenze, ma di un'azione poetica della sorgente luminosa. Quindi direi una bella sintesi del discorso della nostra. Guarda, mi fermerei qua perché veramente con questo lavoro direi che possiamo mettere un bel punto. Sarà a voi metterci una virgola e andare avanti, proseguire, elaborare, sfruttare tutte queste possibilità. E direi che con questo ci salutiamo e ci rivedremo per il prossimo incontro con un nuovo argomento legato alla storia della fotografia contemporanea. Vi ringrazio, arrivederci, alla prossima.